Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del nuovo decreto Covid, vediamo tutte le regole e la bozza. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Torna la zona gialla, arriva il pass verde per consentire gli spostamenti con sanzioni per chi lo falsifica, riaprono i ristoranti all'aperto a pranzo e cena, così come cinema e teatri, e dal 1° giugno ritorna il pubblico negli stadi e riaprono le palestre. Sono queste alcune delle principali novità contenute nella bozza del decreto Covid che il governo si appresta a varare nelle prossime ore. Cambia anche il rientro a scuola, dal 26 aprile in zona gialla e arancione la didattica a distanza non potrà essere applicata oltre il 40%, con presenza per tutti gli studenti fino alla terza media, invariata la percentuale di DAD in zona rossa dal 25 al 50%. Novità anche per quanto riguarda gli spostamenti per far visita a parenti e amici. Saranno consentiti in zona gialla e arancione una sola volta al giorno, ma con un limite di 4 persone e non più di 2, come avvenuto finora. Riaprono i centri commerciali anche nei giorni festivi a partire dal 15 maggio. Il decreto avrà validità fino al 31 luglio, stessa data che varrà per la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. Non ci sono per ora novità sul coprifuoco. La Lega continua a chiedere di spostarlo alle ore 23, ma per il momento il governo sembra non cedere alla pressione del centrodestra sul tema. In zona gialla gli spostamenti fuori regione saranno consentiti, ma se si va verso una regione arancione o rossa o si esce da un territorio in queste fasce è necessario avere una certificazione verde. Restano consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e urgenza anche nelle regioni in zona rossa e arancione. In quel caso servirà l'autocertificazione, così come avveniva finora. Per gli spostamenti turistici invece servirà il pass. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!